Allora, facciamo un po' di esercizi sugli argomenti visti finora. Noi abbiamo questo stato di tensione, che è uno stato di tensione bidimensionale, lo vedete rappresentato qui su generico elementino. Vogliamo vedere come si costruisce il cerchio di Mohr partendo dai dati che abbiamo disponibili. Allora, per prima cosa dobbiamo riportare sul diagramma sigma tau i valori che abbiamo disponibili. Allora, noi abbiamo uno stato di sforzo sigma x che è pari a 100, abbiamo uno stato di sforzo sigma y che è pari a 60, 6. E abbiamo una tau che è 48, la riportiamo sia col segno positivo che col segno negativo. Allora, vediamo di individuare i punti. La sigma x, che è in questa direzione, ha una tau che fa ruotare in senso orario, quindi devo prendere la tau positiva, per cui il mio punto della circonferenza sarà questo. La sigma y ha una tau che fa ruotare in senso antiorario, quindi il punto della circonferenza sarà questo. Questo qui è un diametro della circonferenza che sto cercando. Quindi come faccio a individuare la circonferenza? Questo è un raggio. Come trovo il raggio? Conosco questo e conosco questo. Questo lo conosco perché è 48. Questo quanto vale? Innanzitutto troviamo il centro, che coordinate ha questo? A 80, giusto? Ok, perché sigma 1 è la semisomma di questi qua. Quindi devo fare 100 più 60 fa 160, diviso 2 fa 80, trovo la coordinata del centro C, che è data da sigma 1 più sigma 2, sigma x in realtà, più sigma y mezzi, quindi è uguale a 80 megapascal. E ho trovato questo punto. Questo a questo punto lo conosco perché questa distanza è 100 fino a qui, quindi questo vale 20 e questo vale 48. Applico il teorema di Pitagora e trovo il raggio. Il raggio del mio cerchio di Mohr è pari alla radice quadrata di 48 al quadrato più 20 al quadrato, e fa, se fate i conti, 52 megapascal. Quindi conosco il raggio. A questo punto posso andare a disegnare, supposto che non è le sigma in nulla, dove stanno le sigma, perché le sigma staranno a 20 più il raggio, a questo punto più il raggio, quindi sono 60, cioè, scusate, 80 più 52, e quindi otterrò le due sigma, sigma 1 e sigma 2, avremo sigma 1 uguale a 80 più 52 megapascal, la sigma 2 pari a 80 meno 52 megapascal. Io in realtà avrei dovuto mettere 3 sigma qua, ordinate con sigma 1, sigma 2 e sigma 3, però so che 1 è 0, quindi vengono la prima 132 e la seconda 28. Li riporto qui sopra, questo è 100, 10, 20, 30, diciamo circa qui,
circa qui, solo. Quindi questo è un punto della mia circonferenza, questo è sigma 1, questo è sigma 2. La tau dove sta? La tau massima sarà qui sopra al valore di 52, perché è il raggio, giusto? Quindi questa era 48, diciamo che sta circa qui, e sotto sta circa qui. Quindi questo è il raggio, la circonferenza mi verrà disegnato male. Ok, forse questa era così. Ecco qui. E questo è il cerchio di Mohr. Perché devo passare da questi quattro punti. E questo doveva passare da qui, è disegnato un po' male, eh? Disegnatelo meglio con i quadretti. Questo doveva passare da qui e poi andare su sigma 2. Quindi è venuto un po' fuori scala, quindi disegnatelo meglio voi. Quindi questo mi consente di segnare il cerchio di Mohr, di trovare le sigma principali. Quale sarà le direzioni principali? Cioè come devo far ruotare questo? Questo è in coordinata XY. Come farlo ruotare per trovare quali sono le direzioni principali? Lo devo far ruotare, questo è l'angolo tra la mia condizione di sforzo che avevo e invece quella principale. Ma quest'angolo sappiamo che è due volte, quindi devo dividere per questo. Come faccio? Applico il teorema del coseno, della tangente in realtà. La tangente di quest'angolo è uguale al rapporto di questi due cateti. Quindi la tangente di 2 alfa è uguale a 48 diviso 20. Alfa sarà l'arco, la metà dell'arco sarà alfa, sarà, scriviamolo, alfa sarà uguale a un mezzo arco tangente di 48 diviso 20. Questo viene circa 33,7 gradi, quindi significa che questo elementino io lo devo ruotare in questa direzione di circa 33 gradi. Se io prendo questo sistema di riferimento, lo ruoto di 33 gradi e 7, mi trovo nella condizione di riferimento di sforzi principali, le tau sono nulle, c'ho solo sigma 1 e sigma 2. Cioè se questo quadratino lo ruoto di 33 gradi, lo metto in questa situazione, quello che avrò è sigma 1, sigma 2, sigma 2. Non avrò le tau. Chiaro a cosa servono adesso gli sforzi principali e i cerchi di Mohr? Adesso facciamo un esempio un pochino più complesso. Facciamo quest'altro. Supponiamo di avere un albero realizzato in acciaio. Disegniamolo in questo modo semplicemente. Ovviamente semplifico il disegno, eh? Al disegno meccanico forse avete visto meglio queste cose. Lo faccio solo per semplicità. Lo pensiamo poggiato. In realtà di solito qui all'estremità ci sono due cuscinetti che lo sorreggono. Io per il momento vi metto direttamente il vincolo. Questo albero ha un diametro di 38 mm. Questo esercizio lo trovate sullo Schiller. Su quest'albero sono calettate, sono versate con una linguetta due pulegge. Sapete cosa sono le pulegge? L'avete visto? Sono delle ruote con uno scavo al centro e ci sono delle cinghie che servono per trasferire il moto. Ce ne sono due. Tutte queste distanze sono tutte uguali. 250 mm. Le misure dove non è indicato sul disegno sono tutte in millimetri. 250. Questo lo chiamiamo
A, B, C, E. Il sistema di coordinate su cui stiamo lavorando è X, Z è uscendo dalla lavagna, per intenderci. Z è quella che esce dalla lavagna. Vediamo come sono distribuite le forze sulle puleggie. Questa puleggia, una viene tirata da un motore e quindi fa girare l'albero. L'albero gira e carica la forza sull'utilizzatore attraverso l'altra puleggia. Se andiamo a prendere la puleggia B è fatta in questo modo. Questa è la sezione dell'albero, qui c'è la cava eventualmente dove è messa la linguetta che tiene la puleggia è situata intorno all'albero ovviamente, questa è l'asse YZ, le forze, le cinghie che fanno ruotare questa puleggia sono messe in questa direzione. Questa è la puleggia B, quindi abbiamo TD1, TD2, chiamiamola F, scusate, meglio, e poi chiameremo T il momento d'accento, FB1 e FB2. Il diametro di questa puleggia è di 100 mm. FB1 è pari a 900 newton, FB2 è pari a 4500 newton. L'altra puleggia, quella C per intenderci, in C, vediamo sempre l'albero, non lo faccio in scala il disegno, questo diametro qui di con C è pari a 200 mm, doppio. Le forze agiscono invece in quest'altra direzione, questo è TFC1, questo è FC2, quindi le forze agenti su B vanno in direzione Z, le forze agenti su C vanno in direzione Y. Queste forze sono FC1 è pari a 2250 newton, FC2 e 450 newton. Perché sono la metà secondo voi? Poiché tra B e C c'è un momento torcente, il momento torcente è costante, la forza per il braccio qui e la forza per il braccio qui devono dare lo stesso valore. Ovviamente, vedete come sono le forze, voi dovete fare FB2 meno FB1 per 100, oppure FC2, FC1 meno FC2 per 100. Questo vi dà il momento torcente. Se provate a fare i conti, il momento torcente varrà 180.000 newton per millimetro. Posso cancellare queste due? Ok. Allora, considerando solamente le tensioni dovute al momento flettente e al momento torcente,
Quello che vogliamo fare è determinare dove agiscono le massime tensioni di trazione, di compressione e tangenziali, e qual è il loro valore. Quindi, prima cosa si fa l'analisi delle sollecitazioni, prima di passare alle tensioni, vediamo le sollecitazioni esterne. Il momento torcente, non ho alcun problema a rappresentarlo, io adesso farò una convenzione mia dei segni, voi fate quello a cui siete abituati a scienza. Se volessi disegnare il momento torcente, A, B, C, D, so che il momento torcente sta sopra B e C, che è costante, lo metto sopra per convenzione, poi fate voi come avete fatto di solito a scienza. Quindi il momento torcente per me è questo e vale 18.000. Quindi i tratti A, B e CD non sono soggetti a torsione. Vediamo adesso di costruire i diagrammi del momento flettente. Perché per come abbiamo messo le forze, i momenti flettenti agiscono su due piani. È una cosa che forse non avete visto, quindi seguitela attraverso l'esercizio che la capite in maniera immediata. Allora, mettiamoci prima su un piano. Mettiamoci sul piano XZ, cioè il piano che esce dalla lavagna, per intenderci. Va bene? Sul piano XZ come posso schematizzare quella struttura? Avrò sempre una trave appoggiata a su questo piano. Quali forze agiscono? La puleggia B ha delle forze che vanno in direzione Z, la puleggia C ha delle forze che vanno in direzione Y, quindi quelle sono normali a questo piano. Sul piano che sto considerando, le forze che io devo tenere in considerazione sono quelle uscenti dalla lavagna, cioè quelle della puleggia B. Per cui l'uniche forze che io ho qui, se volessi rappresentare, ho due reazioni vincolari, RA ed RD, e una forza FB. FB è pari ad FB1 più FB2, è pari a 5400 newton, giusto? Siete in grado di trovare RA, RB e RD? Sì. Sommatoria delle forze pari a 0, sommatoria dei momenti rispetto a un polo pari a 0, determino in questo modo le reazioni vincolari, che in questo caso equivalgono, ce li ho già calcolate, troverò che RA in direzione Z è pari a 3600 newton, la reazione in D sarà quella che manca per arrivare a 5400, cioè 1800 newton. Come è fatto qui il diagramma dei momenti? Da qui a qui basta fare RA, Z, scusate, mi mettiamo perché questo è il piano Z, basta fare questa per questa distanza, quindi 3600 per 250, poi da quest'altro lato così, già conoscete perché avete fatto qualche volta. Questo è il diagramma del momento flettente su quel piano, giusto? Dove questo valore qua, che è quello massimo,
lo chiamiamo MF in B Z, è pari ad RAZ per 250 mm che è la distanza, ed è pari a 900.000 newton per millimetro. Quanto vale il momento qui? Mi serve poi dopo per il calcolo. Metto il suffisso Z per dire semplicemente che sto su questo piano. Il momento in C sarà questo qui per questa distanza, cioè RdZ per 250. RdZ per 250 mm sarà pari a 450.000 newton per millimetro. Perfetto. Adesso dobbiamo ripetere quanto avete visto qui per l'altro piano, per il piano XY. Se io guardo questo piano XY, qui non ho le forze, ce le ho soltanto su C. Verrà un momento flettente analogo a questo, però il disegno sarà fatto in questo modo. Vado fino a C, lo facciamo, facciamo subito i conti, vado fino a C e poi vado a D. Posso cancellare questa parte centrale? Ok. Allora, se io ripeto i conti che ho fatto prima sull'altro piano, troverò questa situazione qui. A, B, C, D, R, A, X, R, D, X, una forza qui, F, C, Y. Il diagramma del momento sarà questo. Dove i valori, provate a fare i conti voi per esercizio, ma i valori che vengono fuori sono RAY pari a 900 newton, RDY pari a 1800 newton. La F è ovviamente la somma, è 2250 più 450. Il momento in C viene 450.000 newton, il massimo. 50.000 newton per millimetro, scusate. Anche qui il momento in B, perché mi serve per i conti, cioè qui, varrà RAX per 250, cioè varrà 225.000 newton per millimetro. Ma questi sono i momenti su due piani. Per fare i conti a me serve individuare la sezione critica, cioè quella dove il carico è massimo. E dal grafico che abbiamo fatto prima, dal dato sul momento torcente e sui momenti flettenti, quali possono essere le sezioni dove il carico è massimo? O la B o la C, o sicuramente compresa tra B e C. Ma come faccio a stabilirlo? Quello che io ho trovato finora, ve lo semplifico qui, è questo. Questa è la sezione dell'albero, generica. Questa è la Y. Questa è la Z. Io ho trovato un momento flettente in questa direzione e un momento flettente in questa direzione.
Secondo voi il momento flettente totale, come faccio a trovarlo? Sarà la somma dei due. La somma dei due significa che sarà questo momento flettente qui. E quando sarà il modulo di questo vettore? Il momento flettente totale sarà uguale alla radice quadrata del momento flettente sul piano z al quadrato più il momento flettente sul piano x al quadrato. Avete fatto la composizione di vettori. Quindi, e questa cosa io la devo ripetere sia per il momento in B sia per il momento in C. Quindi devo sommare questo più questo al quadrato sotto radice e questo più questo al quadrato sotto radice. Se fate i conti vi viene che il momento in B facendo ovviamente 225.000 al quadrato più 900.000 al quadrato sotto radice vi verrà il momento in B, provate a rifare i conti, circa 927.699 newton per millimetro. Per il momento MC, ripetendo l'operazione che vi ho scritto lì, troverete 636.396 newton per millimetro. Quindi a me basta verificare una sola di queste sezioni, verificheremo la sezione B, perché è quella che ha il massimo momento torcente e il massimo momento flettente, che ha un certo angolo ovviamente rispetto alla coordinata y, scusatemi, z, sta con un certo angolo, troveremo gli sforzi principali in quella direzione e avremo risolto l'esercizio. Allora, quanto vale la sigma x, la sigma massima, scusatemi? La sigma massima in questa direzione, quanto vale? Quanto vale? La sigma massima del momento flettente è pari a 32 momento flettente pi greco b al cubo. Per avere la sigma massima dove devo applicare? Dove sta il momento MB? Quindi qua ci va MB. D lo conosco perché è 38. Posso cancellare i dati del momento, questa parte centrale? Quanto vale la sigma massima? Mettete 927.000 qui, qui mettete 38. Se provate a fare i conti, verificateli per cortesia, fa 172.2 megapascal. Quanto vale la tau massima dovuta al momento torcente? Questa è la stessa in tutta la, in qualunque sezione io prendo tra B e C. Non avendo variazioni di sezione, è sempre quello il valore. La tau massima è pari a 16 momento torcente pi greco di b al cubo. Se mettete i valori di 180.000 e del diametro, troverete che questa tau vale circa 16.7 megapascal. Dico circa perché magari viene 16.666. Fate i conti così. Poi facciamo un po' di pausa.
Allora, a questo punto io devo passare per trovare gli sforzi principali, le direzioni principali, devo fare quello che ho fatto prima, cioè devo andare a costruire il cerchio di Mohr in queste condizioni. Lo possiamo fare in due modi. Vi ricordo che voi conoscete, perché avete studiato anche scienze, questa relazione sigma 1 sigma 2 uguale a che cosa? Sigma x più sigma y mezzi più o meno radice, poi okay. Sigma x meno sigma y mezzi al quadrato più tau di xy al quadrato, vero? E per le tau? Questa ve la ricordate? E più o meno questa qui. Se provate a fare i conti, tenendo presente che cosa? Che la sigma y è pari a 0 per voi, questa non c'è. La trave soggetta a momento flettente lungo y, questa trave ha delle forze che tendono a farla girare così e delle forze invece che tendono a farla piegare in questo modo. L'unica sigma che avete è quella assiale lungo x, non ce l'avete lungo y. Il tipo di flessione generata da questo momento flettente, il momento flettente che fa? Genera una sigma x sulla flessione, sulla sezione, che ha la forma a farfalla che conoscete, in relazione alle forze che abbiamo applicato. Noi abbiamo una trave poggiata qui con una forza qui. Questa si piegherebbe in questo modo, la sigma x è assiale. Guardiamo l'altro piano, trave poggiata con la forza che esce dalla lavagna. Questa si piega verso l'interno della lavagna, per come è collegata, e genera una sigma x assiale, quindi è solo sigma x assiale, per cui qui la sigma y voi non ce l'avete. Se applicate queste due formule troverete gli sforzi principali, troverete sigma 1 che è circa 173.8 megapascal, sigma 2 che è trascurabile perché circa 0, vedrete che verrà fuori se fate i conti, circa 1.6 megapascal, e la tau 1 che è 87.7 megapascal. Avete sigma 1, avete sigma 2, avete la tau, siete in grado di disegnare il cerchio di Mohr e da questo ricavare le direzioni principali. Chiaro? Allora, facciamo quest'ultimo esercizio prima di proseguire con l'argomento nuovo. Speriamo di avere una trave incastrata a sezione circolare. Al solito utilizziamo questo x, questo y uscente dalla lavagna z, consideriamo un punto k sulla superficie esterna di questa sezione posto a una distanza di 60 mm dall'inizio della trave.
Il diametro di questa trave a sezione circolare D è pari a 40 mm. Consideriamo anche su questa faccia una situazione, speriamo di riuscire a fare il disegno. Consideriamo su questa faccia saldata una piastra . Questa è ovviamente la direzione X, questa è la direzione Y, questa è la direzione Z. C'è saldata una piastra, questo punto lo chiamiamo O, questo punto qui sulla superficie esterna lo chiamiamo B, questo punto lo chiamiamo A. Su questa piastra agiscono due forze, una in direzione Y, editiamo con P con 1, e una in direzione X. P con 2. Quindi la P con 1, il disegno non mi è venuto granché bene, ma la P con 1 agisce in direzione Y. Sotto la piastra tende a far ruotare questa trave. La P con 2 agisce in direzione X, quindi tende a fletterla, va bene? La P con 1 vale 15 kN. La P con 2 vale 18 kN. La distanza OA, cioè il punto di applicazione delle forze, centro della trave, è di 50 mm. Facciamo l'ipotesi che i carichi applicati, che il materiale sia tale che i carichi applicati non generino tensioni al di fuori dei limiti lineari elastici, cioè in sostanza il materiale resta sempre in campo lineare elastico, ha quindi un sigma di sterramento superiore agli eventuali sigma che noi troveremo. Quello che vogliamo è individuare sul punto K lo stato di sollecitazione. Tenete presente che il punto K e questo è il pezzo di trave che stiamo considerando, il punto K sta sulla superficie esterna, cioè se guardate la sezione della trave il punto K sta qui, va bene? Quindi sulla superficie esterna della trave. Cancello questo, solo per spiegarvi dove sta il punto K. In quel punto, in quell'intorno, vogliamo sapere quanto vale lo stato di sollecitazione. Quindi vogliamo gli assi e tensioni principali in K e la massima tensione tangenziale. Facciamo un'analisi delle sollecitazioni. Che tipo di sollecitazione agiscono su questa trave? Pensate, cominciamo a prendere la P con 1. Pensate la P con 1 applicata in O. Che sollecitazione vi dà? Vi dà una flessione e un taglio. La P con 2 vi dà, se la pensa applicata in O, una compressione. Dove sta vi darà una flessione. La P con 1 dove sta vi dà la torsione.
Quindi la pi con 1 vi genera una torsione, una flessione e un taglio. La pi con 2 vi genera una flessione e una compressione. È chiaro? Devo ripetere? Ok. Allora, vediamo la pi con 1. Pi con 1, questa è una barra di acciaio saldata. Vediamo la pi con 1 dove sta adesso. Se io applico solo pi con 1, cancellate tutto il resto, questa barra tenderebbe a ruotare attorno a noi. Quindi genera un momento torcente sulla trave. Quindi la pi con 1 sicuramente vi dà una torsione. Poi la pi con 1 io la posso ovviamente pensare come se fosse applicata ai no, scalata, giusto? Se la penso applicata ai no, che cosa vi dà? Una flessione, perché tende a far piegare verso l'alto la trave. La pi con 1 quindi agirà anche in questo senso e vi darà anche un taglio che indichiamo con V. Adesso vediamo quanto valgono questi, eh? Cerchiamo di chiarirci come sono distribuite le forze, poi vediamo quanto valgono. La pi con 2 applicata qui tenderà a far flettere la trave verso l'interno della lavagna e quindi sarà una flessione, e in più, pensata applicata ai no, è un carico di compressione lungo x. Allora, cominciamo a scrivere quanto valgono queste forze. Scusate, ho sbagliato, in realtà questa chiamiamo la pi con 2 e questa chiamiamo la pi con 1, visto che facciamo più o meno. Perdonatemi. Allora, la forza di compressione quanto vale? È una F che agisce lungo X. Quanto vale la forza di compressione? Quanto vale la Fx? Pi con 1. La forza di taglio quanto vale? V. Sarà uguale a pi con 2, sarà uguale a 18 kN. Il momento torcente quanto vale applicato? Sarà la forza per il braccio. E quindi vale 900.000 newton per millimetro. Il primo momento flettente, cioè quello generato dalla forza pi con 1, pi con 1 quanto vale? Intendo il momento flettente che fa ruotare, che fa flettere questa trave in direzione normale, sul piano XZ. Quindi questa volta indicherò le direzioni. Il momento pi con 1 tende a far ruotare in questo senso, dentro la lavagna. Quindi ruota sul piano XZ, lo indico con la direzione Y. Va bene? Che è normale, è nel piano normale alla direzione Y. O metteteci piano XZ, come preferite. Quanto vale questo momento flettente? Sarà pi con 1 per il braccio. Il braccio è sempre OA. E quindi se fate i conti vi dovrebbero venire 750.000 newton per millimetro. Il momento flettente generato da P2 tende a far ruotare questa trave nel piano
XY. Quindi nel piano normale all'asse Z. E quanto vale? Sarà P2 per X. Che vuol dire per X? Poiché questo P2 è applicato qua in 0, il momento flottente è 0, sarà massimo all'incastro, giusto? Quindi dipende da questa lunghezza. Siccome io voglio considerare lo stato di sollecitazione sul punto K, il punto K è posto a distanza 60 mm, il momento flottente che mi interessa è quello che è P2 per 60 mm, che vale un 1.080.000 newton per millimetro. Quindi abbiamo fatto l'analisi delle sollecitazioni esterne agenti. Vediamo adesso le tensioni generate sul punto K. Sicuramente una di queste sollecitazioni la posso togliere, vale 0. Quale? Quale vale 0 secondo voi? Il momento generato da P2 flettente agisce su questa sezione, è generato dalla P2 posizionata qui, il punto K sta qui. Quanto vale la sigma dovuta in K? Quanto vale la sigma in K dovuta al momento flettente generato da P2? Vale 0 perché sta sul piano dell'asse neutro. La sigma di tensione generata dal momento flettente sul piano dell'asse neutro è nulla. Ma lo vedremo nei conti questo. Allora, vediamo la sigma x. La sigma x è la somma di più tensioni. Quali sono le tensioni che agiscono nella direzione x? Quello dovuto a questa forza. E vale f di x diviso l'area. Più quale altra forza? Quale altra sigma x abbiamo? Questa mi dà un taglio, questa mi dà un taglio, quindi sigma x non ce n'ho. Ci sarà una sigma x dovuta a un momento, questa sigma x l'ho esclusa perché è sul piano dell'asse neutro. C'è una sola sigma x che è quella relativa al momento flettente, quindi più (32) momento flettente in y pi greco d al cubo, dovrei scrivere anche questa in z pi greco d al cubo, ma questa qui per me, dato che sta sull'asse neutro il punto K, questa per me è 0, quindi non l'ho scritta, va bene? Perché questa stiamo lavorando sul punto K. Punto K che sta sul piano dell'asse neutro per quel momento. La sigma x, questa qui, dato che è di compressione, sarà col segno negativo, quindi questa è uguale a meno, la F vale 15 kN, l'area è pi greco di quadro quarti più 32 mfy pi greco di al cubo. Se fate i conti,
sostituendo i valori che avete, la sigma x vi verrà uguale a 107.4 megapascal. Verificateli per favore i conti, eh? Adesso vediamo la tau. Posso cancellare questo? La tau di xy sarà anch'essa somma di due termini nel punto K. Una tau generata dal momento torcente, la indico con T per ricordarvi che è quella generata dal momento torcente, e una tau generata dal taglio. Quanto vale questa? 16 momento torcente pi greco d al cubo. Quanto vale quella del taglio? Sarà una forza diviso l'area effettiva su cui agisce lo sforzo di taglio. Quello vi dà un valore medio. Poi avete visto a scienze che per ogni sezione ci sono dei valori da applicare opportuni per avere la tau massima. Nel caso di sezione circolare la tau massima è pari a 4 V 3 per l'area. Avete visto questa 4 terzi per l'area? Avete visto questa qui per il taglio? Il taglio medio sarebbe V diviso A, il taglio medio. Il taglio massimo dipende dalla sezione che state considerando. È tabellata, lo trovate anche sullo Shigley, ma sta su qualunque libro di scienze. Vi ho fatto vedere il lucido, ve lo faccio rivedere tra poco. Nel caso di sezione circolare, la tau massima, stiamo parlando delle tau massime di taglio, questa è la tau massima di taglio, vale 4 terzi V diviso l'area. E l'area è pi greco di 4 quarti. Se fate i conti, la tau xy verrà 71.6 megapascal. No, scusatemi, ho scritto io una stupidaggine. Quella era la tau del momento torcente, questa è. È 52.5 con il segno meno davanti, se non vado errato. Sì. Con il segno meno davanti perché la tau generata da V e dal momento torcente hanno segni opposti. Adesso andiamo a vedere, ripetiamo quello che abbiamo visto prima nel disegno dei cerchi di Mohr, e cioè dobbiamo trovare gli sforzi principali e le direzioni principali. C'ho la sigma, c'ho la tau, me li riporto sul cerchio di Mohr come ho fatto prima. Sigma tau, riporto 107.4 la sigma y per me è 0, quindi c'ho l'altro punto, riporto il 52 con il meno 52. Se vado a vedere il generico elementino k avrò una sigma x che è di compressione. Poi avrò una tau di xy che è fatta in questo modo. I
due punti che io ho sono questo e questo, questo è il mio diametro, questo è il centro, procedo come ho fatto prima, io già so quale sarà la circonferenza in realtà, quindi troverò al solito i due punti in questo modo, questo centro come lo trovo? Questo è 0, questo è 107, sarà la metà di 107.4, questo centro, ok? Il raggio sarà, conosco questo, posso trovare il raggio, teorema di Pitagora, questo al quadrato più questo al quadrato sotto radice trovo il raggio, mi riporto il raggio qui e vado a disegnare cerchio di volo in cui ho trovato sigma 1 e sigma 2 come centro più raggio, centro meno raggio, quello che abbiamo fatto prima. Fate i conti per esercizio.